Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con le interviste di BioBlue24. Allora, oggi parliamo di storia ma proviamo a farlo da un altro tipo di angolazione, cioè proviamo a scardinare anche quelli che sono alcuni eh, dogmi, alcune verità che sono ritenute inconfutabili ma che invece come... Andremo a vedere nel corso dell'intervista di oggi e come abbiamo fatto già in passato su BioBlu. In realtà c'è ancora molto da discutere. Lo facciamo con un ospite che è già stato qua su BioBlu. Saluto Riccardo Magnani, buongiorno e ben ritrovato. Ciao, grazie mille. Allora ricordiamo Riccardo Magnani, economista, eh, ricercatore storico, è già protagonista di eh, un video che ha fatto veramente successo su BioBlu. Lo ricordiamo, Cristoforo Colombo non è mai esistito, si chiamava così il video di circa un anno fa, oltre 300.000 visualizzazioni, se non sbaglio. Si parlava di un tema molto appassionante che riguardava la presunta scoperta delle Americhe. Magari oggi riaccenniamo un po' perché parleremo ovviamente di questo argomento, ma tutti si è occupato anche di un sacco di altre cose, tra cui Leonardo da Vinci, eh, Rinascimento soprattutto. Esatto, sì. Io nasco, nasco come economista, come hai ricordato, ma il mio campo di studi preeminente è quello di Leonardo da Vinci. Da lì sono partito. E poi ho allargato il campo ovviamente a tutto il Rinascimento perché Leonardo fa parte del Rinascimento e incidentalmente su tutto quello che è relativo al discorso delle Americhe. Questo perché? Perché eh, le prime spedizioni nei confronti delle Americhe hanno condizionato tantissimo l'evoluzione storica del Rinascimento, l'arte rinascimentale, anche se questa cosa non è raccontata e quindi per forza di cose poi mi sono trovato a... Intrecciare tutti questi discorsi assieme. Insomma. Ecco che il risultato è questo qua, anche il libro: Se si sì, ne parla Leonardo, vediamo se si riesce a inquadrare un po'. Eh, che parla appunto immagino di Leonardo da Vinci. Questo è la prima eh, diciamo il primo tassello di un passaggio un po' più complicato che parte per la revisione del personaggio Leonardo da Vinci su base documentale. Eh, quindi analizzando i documenti dell'epoca, eh, rivisitando. Eh, i caratteri biografici del personaggio, ma poi tutto quello che attiene alla sua vita, quindi il fatto di eh, essere venuto a Milano molto prima del 1482 come raccontato dagli storici, perché eh, fortunatamente ho trovato tutta una serie di documentazioni che lo attestano, e poi eh, il ruolo che Leonardo ha avuto nel Rinascimento, quindi eh, il riferimento culturale primo del neoplatonismo che poi è la trama eh, di conoscenze che ha permesso quel così, florileggio di arti e tutto quello che è che... esposto poi nel esatto. rinascimento certo ecco partiamo appunto dal perché c'è un collegamento tra rinascimento secondo me e una recente notizia che è uscita eh, sui giornali che sicuramente ti riguarda perché eh, tocca comunque le tue ricerche quindi chiedo l'aiuto della regia se può far vedere appunto questa, questa notizia cioè si tratta della scoperta di una menzione dell'America in un testo risalente, pensate a 152 anni prima dell'impresa di Cristoforo Colombo, presunta impresa ovviamente sulla base di quel video famoso che hai fatto. E, eh, continuiamo a leggere. «Una menzione di una terra situata al di là dell'Oceano Atlantico è stata individuata in un'opera inedita medievale, scritta dal domenicano Galvano Fiamma intorno al 1340». Una menzione che se confermata potrebbe essere considerata clamorosa, la scoperta è nata all'interno di un progetto dell'Università Statale di Milano e all'interno di quest'opera ancora inedita e oggetto di studio da parte del progetto si trova il riferimento a una terra di nome Markalada, spero di averlo pronunciato sì. giusto, e certo da identificare con quella chiamata Markland, nelle saghe norrene. Cosa, di cosa si tratta e cosa ne pensi di questa scoperta? Allora, si tratta... Innanzitutto di una non notizia, nel senso che già in chiusura hai detto, eh, hai fatto riferimento a, alla terra Markland, eh, quindi quella citata nelle saghe norrene, quindi è la ripetizione di un qualcosa che già si sapeva. Cioè quindi fa... le saghe norrene già conoscevano il continente americano? Le saghe norrene raccontavano una conoscenza dei vichinghi da parte del, del, del continente nordamericano. E insieme a Markland c'è Vinland, Groenland, quindi la Groenlandia, la Terra Verde, ehm, perché naturalmente c'era un passaggio da, dalle terre scandinave eh, al Nord America che era abbastanza naturale e agevole. Quindi le saghe eh, del, eh, attorno all'anno 1000 raccontano di Eric il, il rosso, tra l'altro sono quelle saghe legate poi alle vicende. Di quella serie televisiva eh, Vikings, Vikings esatto. tanto cara Claudio, per cui eh, <ride> l'anno scorso, quando ci siamo visti, proprio si, si parlava di questa cosa. Quindi è una notizia, innanzitutto perché racconta di qualcosa già esistente. Secondo, perché si continua a enfatizzare questa storia di Cristoforo Colombo, ehm, che come ho detto l'altra volta e come sto scrivendo anche in, in questi giorni, in, in una nuova pubblicazione, ehm, di fatto è eh, non solo non ha scoperto le Americhe, perché le Americhe esistevano ed erano abitate, quindi nessuno si può eh, eh, così fregiare di questo, di questo titolo, ma perché eh, tutto quello che attiene al racconto di Cristoforo Colombo, quindi il naufragio, quindi il 12 ottobre, lo sbarco, eccetera, eccetera, fanno parte di tutta una serie di viaggi eh, anteriori al 1492 eh, legati a. Domenico Malatesta, legati a Pandolfo Sigismondo Malatesta. Ehm, quindi il racconto che viene fatto eh, e che virtualmente viene collegato a Cristoforo Colombo di fatto è una grossissima operazione di marketing che la Chiesa ha messo in atto in quel momento perché aveva bisogno di espandersi verso Occidente perché eh, L'impero di Costantinopoli era caduto perché i turchi stavano avanzando e quindi c'era la necessità di eh, accedere a nuovi terreni da una parte e dall'altra c'erano le enormi ricchezze che il continente americano stava a, annunciando di avere. Quindi il personaggio e la scoperta sono due azioni che sono state ascritte a questo personaggio di fantasia proprio per lamentare un titolo di eh, primarietà. C'è questa rincorsa del primato che l'uomo ha da sempre, no? Poi l'Occidente in particolare, probabilmente. L'Occidente in particolare, ma pensiamo ai monoteismi, pens pensiamo alla religione ebraica, quindi la primogenitura, ehm, ne stavo scrivendo proprio stamattina, c'è questo senso del primato a tutti i costi, sono stato il primo a. Però il primato, soprattutto in questi termini, riconduce a due elementi principali, eh, spazio e tempo, no? Quindi il primato raggiungere una terra al di là del colone d'Ercole e il primato in termini temporali, ma chi stabilisce la data di riferimento per il primato? Quindi cosa è anacronistico e cosa no? Certo che se io da, fisso una data a tavolino, poi tutto quello che è il racconto storico diventa una conseguenza virtuale di questo racconto. Certo, sicuramente eh, comunque rivoluzionaria questa idea che dai della, della storia. Poi da lì inizia la storia cosiddetta moderna, da quella scoperta dell'America. E oltre a questo, quindi la, la, diciamo che il progetto, la scoperta dell'Università statale di Milano è una conferma forse di tutto il percorso che hai iniziato anche tu in qualche modo? Sì, è una conferma indiretta, ma di cui non ce n'è bisogno. Cioè, la conferma già è nelle saghe serene, sì. se vogliamo. Eh, ripeto, mi fa specie il clamore che si è dato a questa notizia, perché poi ha fatto il giro del mondo su un qualcosa che già si conosceva. Eh, quindi il pensiero... Eh... Pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, certo. diceva quello. Però ci sono altri, altri indizi che tu, anche in un recente articolo, se non sbaglio, hai, di cui hai parlato ampiamente, chiedo appunto alla regia di darci una mano, perché si parla in particolare del planisfero contenuto nella sala della creazione di Palazzo Besta a Teglio, quindi anche qua, abbastanza vicino. Allora, sì. vediamo, Eccolo qua, ecco, grazie per eh, regia. Allora, l'articolo è stato pubblicato dal Wall Street Journal, ehm, e ho utilizzato questo planisfero e un altro che vedremo poi sì. in seguito, proprio per giustificare questa costruzione eh, virtuale della storia o della narrazione storica. No? Eh, C'è questo planisfero che fa parte della sala della creazione di Palazzo Besta, che è una sorta di scrigno in cui eh, i fiorentini avevano portato le conoscenze dell'Accademia Neoplatonica, proprio per preservarle dall'azione eh, di, di distrazione che la Chiesa aveva messo in atto. Quindi c'è questo impianto pittorico molto molto originale anche se ripete delle iconografie già presenti, ad esempio sulla porta del paradiso del Ghiberti no? che in questi giorni viene continuamente ripetuta perché fa da contraltare eh, alla porta che si vuole mettere. Esatto. Eh, quindi c'è profond questo profondo riferimento al mondo neoplatonico fiorentino e c'è questo planisfero che viene ritenuto anacronistico. Eh, per il fatto che presenta l'Antartide privo di ghiacci e non per la datazione che porta in calce eh, in una scritta che eh, recita Terra Australis anno 1459 se non non plena cognita, cioè la Terra Australe nell'anno 1459 come non ancora pienamente conosciuta eh, quindi risale a 40 anni circa prima di quella data fatidica risale grossomodo a 40 anni prima o almeno la dicitura sì. indica una datazione del genere, eh, posto che la dicitura sia coeva al momento in cui sì. è fatto. Ma l'informazione più importante è perché rimanda proprio all'Accademia Neoplatonica, quindi Marsilio Ficino, Pigora Mirandola, che è stata istituita proprio nel 1459. L'anacronismo non è dunque solo nell'Antartide eh, priva di ghiacci, ma la presenza anche di America del Nord e America del Sud. Eh, la particolarità qual è? Che per coprire questa lettura eh, anche il polo museale eh, milanese a cui rifà, il, eh, rifà Palazzo Besta ascrive questo planisfero alla copia di un planisfero di un cartografo tedesco che è Caspar Foppel, minore, chiaramente minore, in cui la dicitura sottostante diventa Terra Australis recente rinventa 1499. Mm -hmm. Se non un plena conta. Quindi la Terra Australe recentemente scoperta, che già questo sarebbe eclatante, no? Però tutto tace. Nell'anno 1499, perché così eh, si contemplano i viaggi nel frattempo compiuti da Vespucci, quello sì, sì ci è andato. Eh, come non ancora pienamente eh, conosciuta. Però, sette anni dopo solo la, la presunta scoperta sarebbe stato possibile fare. No, anche perché l'Antartide fino al 1820 eh. non è mai stato scoperto, nonostante sia presente in tutte le carte eh, geografiche rinascimentali. La giustificazione nuovamente che viene data è che era un, una specie di accomodamento dai cartografi dell'epoca per bilanciare le terre emerse e le terre non emerse, che è. Una follia. Assoluta. Arrampicarsi un po' sugli specchi. Forse. Esatto. Quindi per negare un'evidenza si utilizzano tutta una serie di eh, giustificazioni documentali, perché comunque è un documento, una mappa, eh, senza poi tener conto delle conseguenze che questa giustificazione comporta. Proprio perché nessuno poi le va a vedere. cioè eh, Ci accontentiamo del fatto che una data o un nome, quindi, eh, Vespucci in questo caso, renda possibile il fatto che nel 1493, ad esempio, le Americhe siano rappresentate. Ma nessuno tiene conto del fatto che per rappresentare un continente col Sestante, con le stelle, cioè non bastano secoli. Certo, c'è cioè tutto un lavoro... C'è cioè un lavoro che. Ma poi anche penso di esplorazione proprio del continente che in un anno non poteva ah, sì, essere sì. fatto. No, no, ma neanche in, detto, in, in secoli, perché certo. è ora che riconosci i fiumi, le montagne, eccetera, eccetera. Però in questo c'è eh, una lettura importantissima che nessuno storico eh, normalmente fa quando fa un lavoro di questo genere. cioè ehm, collegare il modo in cui una notizia falsa viene diffusa e poi diventa. Eh, facente parte del nostro bagaglio collettivo eh, e condiziona fortemente i nostri comportamenti. Questo succede in economia, questo succede in politica, questo succede nella pubblicità, quindi qualunque informazione venga sviluppata in virtù di quello che è successo proprio in quei periodi, quando la conoscenza è stata completamente cancellata, e la diffusione dell'informazione diventa strumentale per sostenere una tesi, fa sì che eh, la superficialità con cui noi ci informiamo permette ai propositori cosiddetti della fede di farci fare tutto quello che vogliamo, certo. senza citare quello che sta succedendo, il riferimento è sì, sì, abbastanza implicito. chiaro e ovvio. No? Quindi l'importanza del mio ruolo, eh, non perché sia io, del mio ruolo in quanto studioso o ricercatore, Dovrebbe essere proprio questo, non finalizzare e limitare lo studio e alle evidenze che poi ne emergono, ma fare dei collegamenti come è il caso di specie con, con la quotidianità. C'è stato un articolo, eh, forse te lo dicevo al telefono, non ricordo, di Marcello Veneziani poco mm. tempo fa, no? eh, in cui si lamentava del ruolo dei revisori storici, eh, che devono smetterla di continuare a rompere le palle, dovrebbero invece eh, lasciare che la modernità sia appropri eh, dei suoi spazi. Però questo mi sembra un atteggiamento estremamente pericoloso, proprio perché disconoscendo il passato non siamo poi in grado di comprendere quello che succede eh, nell'oggi, no? che è poi certo. il ruolo di qualunque analista. Però certo, Poi la storia soprattutto, ma come qualsiasi disciplina scientifica, ha bisogno di dubbi, di ricerca, non può essere fatta di capisaldi e dogmi che poi... Ovviamente devono essere, abbiamo visto anche cioè nel corso della storia tutta una serie di episodi storici, poi sono stati rivisti poi alla luce di altri avvenimenti che sono accaduti. Un... Guarda, eh, ne abbiamo parlato, eh, eh, apparentemente già in quello che abbiamo detto ci sono tantissime notizie, no? perché l'Antartide era verde, perché era priva di ghiacci. Quindi vuol dire che c'è un momento in cui l'Antartide è, eh, è stato possibile mapparla e vederla con le coste almeno prive dei ghiacci. Questo non dovrebbe sorprendere perché la ciclicità climatica è qualcosa che la scienza già riconosce e questo però ci dovrebbe far pensare due volte. Una prima volta nel capire che nessuno ha scoperto l'America e che quelle conoscenze geografiche retrodatano non di decenni ma di secoli e millenni. La seconda informazione è quello che nuovamente sta succedendo adesso, cioè quella campagna verso la green economy, verso tutto green in questo momento. E ieri Greta Thunberg era qua a Milano. bravo, quindi. Bravissimo, e incomincia a impossessarsi anche di spazi della televisione nazionale, no? era con Zorro piuttosto che... Quello che viene fatto passare come un'allerta eh, clima, già ci aveva provato Al Gore eh, quando era candidato per la presidenza degli Stati Uniti, in realtà è un finto problema perché è un problema di ciclicità. Il problema vero è il sistema di inquinamento che questo sistema capitalistico impone. Però se lo racconti così spaventi perché chi ha portato avanti il sistema fino ad oggi non può portare avanti quello che succederà. E quindi si cerca di darsi una virginità nell'ottica della green economy per eh, poi gestire la riconversione. Quindi attenzione a quello che succede. Beh sì, è un discorso molto interessante perché si ricollega... All'attualità abbiamo anche un'altra mappa che eh, sembra andare sempre nella direzione in cui tu ci stai dicendo. Chiedo alla regia di darci una mano. Un altro planisfero presente in questo caso in casa degli Atellani a Milano, quindi proprio qua. Se ce lo puoi spiegare allora. Un attimo. Sì, questo è ancora più particolare di quello di eh, Teglio, eh, anche se eh, viene dalla stessa matrice, perché poi tutte le famiglie. Eh, che erano alleate all'epoca, quindi i Desta, gli Sforza, i Malatesta, eh, i Medici ovviamente, eh, avevano accesso alle stesse conoscenze geografiche, quindi la matrice di tutti questi planisferi o rappresentazioni geografiche è la stessa. Questo è molto particolare perché oltre a rappresentare eh, l'Antartide, l'America del Nord e l'America del Sud, e ripeto siamo nel 1450, eh, rappresenta due terre apparentemente eh, sommerse, che potrebbero essere il continente di Mu e, e Lemuria. Eh, rimane il fatto che è una um, straordinarietà, che nuovamente evidenzia un'anomalia. Cioè la casa degli Atellani, cosiddetta, è stata acquisita solo nel 92. Eh, guarda caso, data che si collega alle Americhe, no? Eh, ma in realtà era a casa Landi antecedentemente, e Landi era un condottiero che fedele a Francesco Sforza è ripreso all'interno di Santa Maria delle Grazie in un dipinto abbastanza per me conosciuto, ma ogni tanto lo faccio vedere, dove nuovamente c'è questa Madonna della Misericordia cosiddetta che tiene il velo aperto, ma in realtà. Eh, viene soprannominata la Madonna dei Navigatori perché questo velo aperto rivela la forma a cuore delle prime rappresentazioni geografiche, questi planisferi. Perché la sfera aprendosi eh, descrive proprio questa forma cosiddetta a cuore. Quindi, nuovamente c'è un implicito eh, riferimento a delle conoscenze geografiche in capo Landi, che era il proprietario della casa, che guarda caso all'interno aveva questo planisfero, eccetera, eccetera. Quindi, eh, sono notizie che innanzitutto sono tantissime, eh, in quanto abbiamo parlato, 5 minuti, 10 minuti, e superano eh, in termini di eh, risonanza la notizia che non è una notizia del ritrovamento del nome Markland, ma soprattutto ci permettono di raccontare una storia completamente diversa, cioè fare luce su un'evoluzione eh, storica e cognitiva. Che ci permette di comprendere come siamo arrivati alla situazione di oggi e se siamo bravi a non farci intortare come stanno provando a farci. Senti, ma qual è l'approccio da parte dell'Accademia? Nel senso, alla luce anche di queste mappe, che obiettivamente cosa si può discutere? Nel senso, vabbè, il museo può anche dire che è stata fatta nove anni dopo la scoperta dell'America, però rimane sempre cioè, la, la prova concreta che qualcuno in quel periodo conoscesse benissimo come fossero fatte le coste dell'Antartide, come era, erano fatte le coste delle, dei due continenti americani. Ma dico, non c'è nessuno tra gli storici ufficiali che tratta uh, questo argomento che riconosce almeno un minimo di dubbio rispetto a questa vicenda? Allora, nell'ufficialità no. Anche se adesso incomincia eh, il libro che prima vi ho fatto vedere, è, è stato tradotto in inglese, in spagnolo, tra poco in tedesco, e adesso incomincia a essere adottato in alcune università inglesi e americane. Quindi piano piano, però nell'ufficialità ancora c'è un rimbalzare le, le notizie. Il problema è che mh, non c'è accoglimento nemmeno una, da parte di chi fa degli studi alternativi, nel senso l'accoglimento della notizia c'è, però ognuno poi si aggrappa per raccontare sì però i cinesi sono andati, perché adesso c'è mm. questa tesi, no però erano andati forse i romani perché c'è quell'ananas, senza capire che sono di fatto delle piccole speculazioni che non servono a niente, condizionate da questo senso del primato a cui facevamo riferimento prima. L'America non l'ha scoperta nessuno, era abitata, era lì, era conosciuta, era mappata, ma questo continuo voler cercare il primato a tutti i costi è un vizio che poi rimane a untarlo nella nostra mente, no? eh, e fa sì che assumiamo un condizionamento nelle azioni quotidiane, cioè ci deve essere sempre un primo in tutto, ma non è così che funziona, bisogna capire prima cosa succede e poi anche smettere di tramutare tutto quanto in, in competizione, perché di fatto siamo una parte di un tutto e quindi dovremmo collaborare anziché creare questo antagonismo che è il vizio della società di oggi. Certo, senti, ma prima hai parlato di eh, tempi ciclici della storia in riferimento al clima. Queste mappe, però, ci dicono anche una, ci possono suggerire anche un'altra cosa, ovvero che comunque per mappare l'Antartide, per mappare il continente americano, ci vuole un minimo di conoscenza. Quindi è possibile che anche la storia dell'evoluzione umana sia stata fatta da vari cicli di evoluzioni che poi si sono interrotti e ripresi nel corso del, del tempo e queste mappe possono essere la testimonianza di qualcosa che è successo in un passato remotissimo? Allora, eh, ovviamente è un interrogativo che mi pongo perché comunque nel momento in cui dici ok queste sono mappe che hanno una datazione o un riferimento millenario o esprimono una conoscenza millenaria chi le ha rappresentate e come ha potuto farlo no? però una traccia di continuità in questo momento non c'è, cioè non c'è il fatto che eh, c'erano civiltà evolutissime che poi si sono eh, così estinte, perché poi ogni tanto qualcuno ci prova, no? eh, il grande reset ne hanno già fatti tanti, piuttosto che eh, in questo momento è un'affermazione che non possiamo fare, quello che possiamo sicuramente fare è che oggettivamente qualcuno ha potuto... Eh, osservarlo e trasmettere all'umanità di oggi quel tipo di conoscenze, che sono conoscenze geografiche ma sono al, momento, al tempo stesso conoscenze di carattere astronomico, matematico, biologico, perché è innegabile che se è vero che l'anno platonico, cioè il, il, il tempo che impiega la volta celeste a fare un giro su se stessa, è di 25.920 anni, come facevano i sudamericani a conoscere l'evoluzione dei pianeti. Eh, non è possibile che solo sono tramandati oralmente in un lasso di tempo così ampio. No? Quindi ci sono degli interrogativi che eh, indicano o suggeriscono delle risposte di un certo tipo. Però ovviamente, almeno da parte mia, eh, la precauzione è quella di dire non rispondo fin tanto che non ho una risposta intelligente. Eh, perché il problema è poi anche questo, no? si tende a buttare delle risposte perché è il sensazionalismo, perché. ma non è così. Quindi una conoscenza pregressa sicuramente c'è stata, non ti so dire in questo momento se attiene a civiltà presenti, se attiene a entità terze, piuttosto che, che ne so. Beh continueremo, anzi continuerai questa ricerca, magari si arriverà chissà quando a delle... Delle nuove risposte, intanto però ti stai preparando un nuovo, un nuovo lavoro se non sbaglio e abbiamo forse anche la copertina del, del tuo nuovo libro. Allora partiti. sì, sto scrivendo eh, questo libro perché vabbè, tutto è nato come dicevo un anno fa con voi. Eccolo qua. E... Nessuno ha scoperto le Americhe, giusto? Esatto, nessuno ha scoperto mai le Americhe. È un titolo provvisorio anche se è un titolo provocatorio come era quello di Colombo, non esiste. Certo. Ma che vuole mh, così, eh, stimolare una riflessione. Chiaramente presenterò tutte queste evidenze delle Americhe, presenterò il fatto che eh, nei dipinti, nell'arte rinascimentale, il tema dei viaggi in, nelle Americhe è continuo e ricorrente. Eh, Pisanello, Botticelli, Piero della Francesca, tutti, Leonardo stesso, hanno rappresentato le Americhe in un periodo antecedente, a raccontare. Una conoscenza eh, non solo teorica, ma anche pratica. Tu considera che eh, Lorenzo il Magnifico è a tutti gli effetti un, un indio, cioè un figlio di, eh, della famiglia reale Inca. Eh, e questo racconta nuovamente un qualcosa estremamente disarmonico rispetto a quello che poi è successo, che poi è più armonico di fatto. Cioè il fatto che europei e, e amerindi erano complici per un certo punto, tanto che addirittura hanno messo eh, un proprio esponente, i sudamericani, alla guida de della famiglia più importante del, dell'Europa rinascimentale e pensa il contrasto con quello che poi è successo con eh, l'invasione spagnola, con eh, l'azzeramento di tutte le loro conoscenze, quindi che tipo di storia avremmo avuto se nuovamente non fosse prevalsa la voglia, voglia dell'uomo di primeggiare oppure di saccheggiare tutto quanto. Sicuramente sono veramente una revisione della storia interessantissima e siamo qua ovviamente nel momento in cui uscirà questo lavoro per fare un'altra intervista perché veramente pensare a Lorenzo il Magnifico in questa nuova questa nuova visione è veramente interessante. Sì, perché poi, come ti dicevo, la cosa importante è proprio questa, cioè utilizzare la storia per comprendere quello che è successo oggi. Certo. No? Eh, si dice che un paese senza storia eh, non possa comprendere il, il proprio presente e futuro. Eh, il rischio è quello che stiamo correndo oggi, cioè cancellare dal, eh, dalle scuole lo studio della storia, della storia dell'arte, vuol dire omettere una serie di informazioni importantissime per comprendere chi siamo e dove in teoria dovremmo andare e dove effettivamente stiamo andando. Eh, però oramai sembra che eh, alle nuove generazioni tutto questo non sia concesso, addirittura sono due anni che gli facciamo istruzione in Dad. Eh, io ho fatto una lezione tempo fa a, ai ragazzi dell'università californiana al computer senza vedere in faccia nessuno, cioè mi sembrava una follia ed è una follia perché stiamo penalizzando questi ragazzi non solo di una serie di informazioni ma di tutta una serie di tasselli evolutivi legati alla socializzazione alla conoscenza del proprio corpo eh, stiamo facendo dei danni pazzeschi quindi l'importanza di recuperare eh, queste materie proprio perché non sono fine a se stesso come sto dimostrando no? ma sono necessarie per comprendere poi eh, i tempi che viviamo qualunque analista politico, economico, eh, finanziario, forse la finanza fa bene a tenersene al largo perché eh, è competitiva con questa soluzione, però chiunque dovrebbe studiare o conoscere il passato per comprendere poi come, come intervenire sul presente. Certo, infatti l'incapacità anche di leggere gli avvenimenti attuali forse deriva proprio da questa esatto, un quindi, po ignoranza. No, del... Quindi la tesi nel libro è presentando ovviamente tutte le prove perché Chiaramente devo essere inattaccabile, poi ehm, accompagnare il lettore a comprendere un po' tutte queste cose. Va bene, Riccardo, io ti ringrazio perché è stata una chiacchierata interessantissima, ci cioè, hai diciamo, fatto fare un viaggio indietro nel tempo, nel Rinascimento, e, eh, appunto con un'angolazione diversa, perché effettivamente queste mappe ci mettono di fronte ad una cosa oggettiva, cioè il fatto che in quel periodo effettivamente eh, è stato detto qualcosa che poi. Eh, diciamo, ha creato tutta una serie di eh, ripercussioni nella storia per poi come è stata letta anche a livello occidentale. Ovviamente ci rivedremo qua perché sono curiosissimo di, della storia di Lorenzo il Magnifico e delle sue origini e niente, ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie mille a te. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata e vi ricordo che potete seguire tutti gli aggiornamenti di BioBlu sul canale 262 del Digitale Terrestre. Io vi do appuntamento alla prossima intervista.